voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Le parole dell'incipit meraviglioso di Se questo è un uomo di Primo Levi echeggiano nel silenzio quasi surreale di una baracca del campo di Fossoli, proprio lì, in quello stesso luogo dove 75 anni prima venne detto al chimico piemontese di prepararsi per un viaggio verso una meta ignota insieme ad altre 650 persone. Quel viaggio Levi sapeva benissimo dove lo avrebbe portato, era il viaggio della deportazione ad Auschwitz, da cui sopravvissero, di quei 650, soltanto due persone insieme a lui. I passaggi del primo capitolo del suo più noto libro risuonano forti come grida, dolorose come un pugno allo stomaco, pesanti come pietre, pronunciate dall'attore Fabrizio Gifuni davanti agli occhi attenti dei figli di Levi, Lisa e Renzo, davanti al presidente del centro studi dedicato a Levi e ai rappresentanti della comunità ebraica e soprattutto a tanta gente con gli occhi lucidi. E all'alba i fili spinati erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare. E non dimenticarono le fasce, i giocattoli, i cuscini e le 100 piccole cose che esse ben sanno e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. E non fareste così anche voi? Altrettanto, se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, voi non gli dareste oggi da mangiare? Ha un grande significato quello di aprire le celebrazioni del centenario della nascita di Primo Levi nel giorno dei 75 anni dalla partenza per Auschwitz in questo luogo, perché significa riportare un pezzo di comunità e i corpi delle persone in questo spazio. Non ero mai stato qui a Fossoli, è naturalmente una sensazione molto forte, molto impressionante. E cercare di immaginare questo luogo, in quel tempo. La coincidenza di tempo e spazio ha generato un momento di grande emozione con il quale si è dato il via, proprio da Fossoli, alle celebrazioni per i 100 anni della nascita di Levi, che dureranno per tutto il 2019. Se questo è un uomo, ma direi tutti i libri di Primo Levi, hanno questo di straordinario, che continuano a crescere nel tempo. Calvino diceva che un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. I libri di Primo Levi ci dicono sempre di più e credo che leggerlo sia particolarmente importante in questo momento in cui non solo trionfa la superficialità e la demagogia, ma ci sono anche dei rigurgiti molto impressionanti di razzismo e di antisemitismo in tutto il mondo. Oltre a Se questo è un uomo, Gifuni ha letto ed interpretato passaggi di Sommersi e i Salvati, il primo e l'ultimo testo dello scrittore, che si chiude con un monito di Primo Levi, quello che dà ancora più valore a iniziative come queste. È accaduto, scrisse Levi, quindi potrebbe accadere di nuovo. Primo Levi ci ha lasciato un magistero di pensieri che parlano anche ai ragazzi di oggi, è fuori discussione, soprattutto attorno al rischio di disumanizzazione dell'uomo
e la necessità di recuperare, ricostruire, ecco, la dimensione umana. Si seppe che l'indomani gli ebrei sarebbero partiti. Tutti, nessuna eccezione, anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove non si sapeva. Prepararsi per 15 giorni di viaggio. Per ognuno che fosse mancato all'appello, 10 sarebbero stati fucilati.